Buonasera a tutti ragazzi e ragazze, questa è una video recensione della gara di ieri di MotoGP, diciamo che esporrò quello che io ho visto e lo condividerò molto gradevolmente con voi. Allora, dunque, partiamo dal punto 1. Punto 1, la vittoria di Marquez. Sicuramente la vittoria di Marquez è stata assolutamente meritata perché comunque, come suo solito, lui è stato molto bravo a gestire il flag to flag, molto lucido, molto veloce assieme al suo team, a capire il momento giusto, in cui bisognava entrare, e questo di conseguenza gli ha permesso comunque di ritrovarsi con 20 secondi di vantaggio e a gestire appunto la gara molto comodamente, e di conseguenza gli ha anche aperto le strade per la vittoria molto molto facile. Però va anche detto che comunque ha avuto molta, diciamo, abbastanza fortuna, perché all'inizio della gara lui, come ben sapete per chi ha visto la gara, aveva la gomma morbida, e questa scelta sbagliata lo ha portato, diciamo, a partire primo e a ritrovarsi dopo 2 giri 17esimo. Quindi, se vogliamo, è stato appunto una sua, diciamo, sfortuna barra fortuna, perché poi, avendo una perdita di prestazioni così tale, così grave, ha dovuto rientrare subito, e anticipando di molto tutti ha avuto poi quel vantaggio appunto di 20 secondi che gli ha permesso di vincere la gara. Quindi gara molto buona, ottima direi, ma comunque anche vinta con un pelo di fortuna, diciamo così. Buona anche, anzi ottima, la prestazione di Pedrosa, anche lui molto costante sul passo gara, e poi anche lui, assieme ai suoi meccanici, ha gestito molto bene il flag to flag, è stato molto lucido, molto veloce nel prendere le decisioni, è rientrato al momento giusto e di conseguenza ha ottenuto così questo suo secondo posto. Diciamo che, se non fosse stato per quel colpo di fortuna che Marquez ha avuto ritrovandosi con le gomme stracciate dopo 2 giri, a Pedrosa avrebbe potuto giocarsi la vittoria con Marquez. Terzo posto abbastanza meritato comunque per Vignales. Dopo un weekend comunque negativo, è riuscito, diciamo, a mettere una pezza con questo podio, partendo ottavo. Comunque ha rimontato un bel po' di posizioni e si è ritrovato appunto sul podio, anche lui gestendo abbastanza bene il flag to flag, con la sua parte del col suo team, con la sua par con la parte del suo team, Yamaha, diciamo così, con i suoi meccanici appunto. Gara mediocre direi, che poteva essere sicuramente molto meglio per i due italiani di punta del mondiale, Rossi e Dovizioso. Partiamo ad analizzare la prestazione di Rossi. Sicuramente ha fatto un ottimo weekend, partendo appunto secondo a 92 millesimi da Marquez, e quindi ci si aspettava molto di più rispetto a un quarto posto da lui, per come si prospettava appunto il weekend di gara. Diciamo che un po' è stata anche una sfortuna, magari perché le previsioni meteo sono cambiate, quindi si è ritrovati appunto in questa situazione flag to flag. Però comunque, a parer mio, è un po' Valentino, come spesso si è visto anche in altre gare degli ultimi campionati, pecca un po' di indecisione in questi momenti di flag to flag. Quindi lui e il suo team, ieri come in altre occasioni, non sono stati molto lucidi, molto svelti nel cambiare gomme, appunto nel cambiare gomme, e questo l'ha penalizzato praticamente gra molto gravemente, perché essendo rientrato
molto tardi con Marquez praticamente quasi alle calcagne, e si è ritrovato poi sedicesimo, doveva rimontare, ha fatto comunque una super rimonta perché come suo solito, sorpassi veramente bellissimi, super staccate alla Valentino. Poi diciamo ci si poteva aspettare di più anche su questo circuito perché a Bernal, come tutti sappiamo, lui ha ottenuto la prima vittoria nel 1996 in classe 125 e ne ha ottenute altre 6-7 se non erro in MotoGP, quindi una pista molto, che lui gradisce molto, è una delle sue piste preferite e una delle piste del mondiale dove sicuramente lui va molto 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 forte tutti gli anni. Quindi diciamo weekend mediocre, diciamo sì, ancora salvabile, accettabile, però si poteva sicuramente fare molto molto meglio per Rossi. Stessa cosa vale per Dovizioso perché anche lui partiva quarto, comunque non tanto lontano, a 4 decimi dal primo. Poteva assolutamente, secondo me, giocarsela per il podio e magari anche per la vittoria, però appunto marcando a uomo Valentino ha fatto il suo stesso gioco, la sua stessa tattica e di conseguenza si è ritrovato poi a dover arrivare a fine gara sesto. Anche per Dovizioso poteva essere meglio, sicuramente. Concludo questo video parlando di Lorenzo e Iannone, che sono diciamo assolutamente penosi come risultati. Lorenzo, come si è visto in questo mondiale, non riesce bene ad adattarsi alla Ducati, fa molta fatica a trovare confidenza col team e con la moto stessa, e di conseguenza, come si è visto già in parecchie gare, parte molto forte, si ritrova magari anche nei primi giri a combattere con i primi, poi di colpo sparisce e si ritrova di nuovo nelle retrovie. Ieri assolutamente è successo di nuovo questa cosa. Appena fatto il cambio moto, Lorenzo è sparito e si è ritrovato sedicesimo. Comunque, a fine gara è arrivato molto molto indietro, come è già successo appunto, come dicevo prima, in altre occasioni quest'anno. Penosa e incresciosa assolutamente la prestazione della Suzuki e anche di Iannone, come praticamente sta succedendo tutto l'anno. La Suzuki non è una moto competitiva, non si riesce a trovare la quadra della situazione, e Iannone non si sa per che motivo, se la storia di Belen pesa molto a livello mentale o se non è questo. Comunque Iannone ieri si è ritrovato a fare una gara assolutamente incresciosa, molto brutto, e molto brutto l'episodio ai box nel quale lui è caduto rischiando addirittura di travolgere qualcuno dei suoi meccanici. Quindi concludo questo video salutandovi tutti, augurandovi buona serata e mi raccomando, mettete mi piace, condividete e iscrivetevi al mio canale. Ciao ciao a tutti, buona serata, ciao ciao.